che succede qua? Che succede qua? Però, ragazzi. No. No. Domandate al tifoso interista se questo risultato gli va bene. Domandate al tifoso interista che ha criticato Handanovic, gli ha sparato più di quella merda che quest'oggi ti fa vincere molto probabilmente. Siamo al 90esimo, mancano 5 minuti di recupero. L'ha sbloccata Brozovic, una partita di merda da parte dell'Inter. Ok? Parliamo di Cortomuso. Mo l'Inter giustamente. Ragazzi, Inzaghi è un allenatore scandaloso. Peggio di Massimiliano Allegri. Peggio, ma sai che vuol dire peggio? Non è neanche l'1% di Massimiliano Allegri. Una squadra del genere. Probabilmente l'Inter ha 3 rose. Solo in attacco a 8-9 giocatori. Una squadra già rodata. Non fa due passaggi. Costruisce a cazzo. Il Torino se stavano 3-1 Torino non si erano rubati nulla. Non si erano rubati nulla il Torino. Cioè una partita scandalosa da parte dell'Inter. Scandalosa. E c'è ancora gente che si ostina a dire sì, ma Inzaghi gioca meglio di Allegri. No, è semplice. Inzaghi, se sta facendo meglio di Allegri, è perché ha già la squadra rodata. La squadra è sempre quella, non ha cambiato nessuno, se n'è andato solo Perisic. Semplice. Lukaku, gol, assenze. Che schifo di Inter, signori. Che schifo. E io mi dovrei preoccupare. Io mi dovrei preoccupare. Che schifo, che culo. Avete un culo. Porca miseria, il culo. Il culetto, ragazzi, avete un culo della Madonna. Mamma mia, vi schifo proprio. Vi schifo, pagliaccia, avete un culo della Madonna. Mamma mia. Che schifezza, ragazzi. Che schifezza. Non cambia un modulo. Sta sempre col 3-5-2. I cambi sono sempre quelli. Veramente non ho idea. Veramente il culo è impressionante, il culo che c'ha questo allenatore. Ma questo è un allenatore da Lazio, questo è un allenatore da una squadretta, Non vi credete, questo qua non ne farà di strada, ve lo dico già. Questo non ne farà proprio di strada, questo allenatore qui ha già perso in partenza. Cioè io non lo so come gli interisti, veramente non lo so. Poi dite che gli allenatori, quando è arrivato il momento di non vincere più, non vinci più. Ma era scontato, perché il Torino negli ultimi 20 minuti si è abbassato tantissimo. Comunque c'ha due bei attaccanti il Torino. Attenzione, perché Singu ci può mettere la pezzina, eh. Vai Singu, va, ubriacalo, vai. Finta, doppio finta, vai. Auli, Noki. Mancano 2 minuti, li seguiamo qui in diretta con voi. Che culo, che schifo. Bastardi. Cioè, veramente, ragazzi, il Torino meritava di fare 3-4 gol, Non sto scherzando, ve lo può scrivere tranquillamente. Marò, si è spaccato la testa, cazzo. Sangue, signori, sangue. Qua si è spaccato, vai. Si è spaccato a metà. Rigore, No, minchia, che contrasto. Mamma mia, si sono spaccati la testa. Guarda che assist qua di Barella. Cioè, l'Inter che schifo di partita, ragazzi. Eppure, queste sono le partite che se porti a casa psicologicamente ti sblocca la situazione. Queste sono anche le grandi squadre. Però un Inter imbarazzante, un Inter veramente inguardabile, vergognosa. Non so cosa la pensate voi. Secondo me inguardabile. Che schifo. Pagliacci.